fatta per tutto questa mattina. Invece adesso in poll sembra Mazzarri. Aggiornamenti sulla nuovo allenatore del Napoli. Eccoci, buongiorno a tutti. A Dario Sarrataro si prosegue in queste due ore di sport e di calcio, perché anche il calcio è di un altro pianeta qui su Radio Marte, per capire cosa accadrà sulla panchina azzurra, chi erediterà il compito fino a domenica scorsa sulle spalle, diciamo così, o per meglio dire di cui era incaricato Rudy Garcia. Allora, Mazzarri sembra adesso in pollo dopo che Tudor era tutto fatto, sembrava tutto fatto questa mattina con la possibilità di chiudere, di annunciare il nuovo allenatore. Igor Tudor invece è un ripensamento di De Laurentiis, che ha bloccato tutto, l'abbiamo detto, lo ribadiamo per riepilogare in questa seconda ora di calcio. E adesso sembra invece possibile ipotesi concreta Walter Mazzarri. 339-666-9990 per esprimere il vostro parere, chi preferireste tra i due o anche su altri eventualmente allenatori. Noi in questa ora cercheremo di aggiornarvi sulle ultimissime, lo facciamo innanzitutto con Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno a te radioascoltatori, e grazie per avermi affidato dei poteri che non ho. Infatti stavo per dirti questo. Stavo per dirti questo. Dovrebbe usare una parola un po' più forte, comincia per CA, finisce per no. Ecco. Mettere la sigla di Siena. E quindi... Si gioca la roulette con l'accento sulla O, giusto? Ma più o meno sì. Esatto. Allora, cerchiamo un attimo di riepilogare anche in base alle tue informazioni, perché poi ci sono gli esperti di mercato, Fabrizio Romano in particolare, che ha scritto poco fa che Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, accordo trovato, oggi l'annuncio e anche la firma. Ma che è successo? Soprattutto abbiamo scritto anche sui social, ore calde e anche caotiche in casa Napoli. Perché questa mattina sembrava tutto fatto, già ieri sera, quindi questa mattina con l'annuncio da dare di Igor Tudor. Poi cosa è cambiato secondo te? Questione contrattuale, progettuale, questi incontri a quattro occhi con quello Tudor? Quello che dico sarebbe ingiusto, perché rappresenterebbe un argomento a cui mi sarei aggrappato attraverso le deduzioni. Tutto quello che si è detto ieri sera, comunque nelle televisioni, sui giornali di stamattina, appartiene alla ricostruzione del tempo che è stato. Tutto quello che è successo nella notte non lo possiamo sapere. Credo che oramai si vada verso questo tipo di soluzione, anche se non mi sento di scartare più nulla. Cioè, io sono convinto che nel momento in cui sto parlando con te sta accadendo qualcosa. Sì, ma infatti siamo cari amici all'ascolto. Antonio, perdonami se ti interrompo, perché voglio precisare insieme a te questa cosa. Noi stiamo seguendo questa mattina, anche da ieri sera per la verità, quello che sta accadendo, e quindi anche in questi minuti ovviamente stiamo cercando di capire e di darvi notizie in tempo reale. In questo momento Mazzarri favorito rispetto a Tudor, il ragionamento quale può essere stato, e appunto lo facciamo come tale, Antonio, cioè è un ragionamento. Poi chiediamo anche ai nostri amici ascoltatori una mano per capire. È impossibile ragionare, perché qui si ragiona, qui sta succedendo qualcosa che assomiglia molto a quello che è successo in estate. Ecco. Rappresenta e ribadisce che il problema in questo momento, dal punto di vista organizzativo, nello specifico è rappresentato dal presidente, dalle sue scelte, dalle dinamiche delle sue scelte, e probabilmente per un periodo lungo abbiamo trasmesso all'esterno un errore clamoroso, cioè quello dell'idea del progetto. Il progetto non c'è, non esiste più. Sì. Il Napoli è scomparso. E quindi vuol dire che i progetti precedenti appartenevano alle figure con le competenze. Perché è tutto surreale quello che capita oggi. Cioè, il Napoli che decide così in maniera repentina di abbandonare tutto quello che fino a ieri è stato una sorta di mantra. Non l'ho detto io, l'ha detto il presidente del Napoli. Il nuovo allenatore deve giocare col 4-3-3. C'erano anche gli allenatori che sanno fare il 4-3-3 in giro, volendo, e il Napoli invece ha scelto attraverso due profili, uno con un futuro, quello di Tudor, giovane, esuberante, preparato, e uno con un passato lontano, Mazzarri. Queste sono state le analisi del momento. Vuol dire quindi che tutto è cambiato da giugno in poi. E tutto ciò ingigantisce i grandi meriti di Spalletti e Giuntoli.
Assolutamente, tra l'altro noi siamo legati tutti a Walter Mazzarri, fatto grandi cose qui a Napoli, chiaro che siamo perplessi su questa idea per le ultime, diciamo, esperienze di Walter Mazzarri, che avrebbe garantito il 4-3-3, però la domanda è un'altra, perché noi ci auguriamo che chiunque venga, non tiriamo la volata per nessuno da ieri e anche l'altro ieri, stiamo cercando di dare notizie. Io mi limito a fare il giornalista. Esatto, anch'io. Io racconto i fatti. Questo poi volevo chiederti, però faccio la mia analisi, dall'estate ad oggi nulla è cambiato, cioè De Laurentiis ha continuato a fare il casting, ha continuato a cercare, ti chiedo, il 4-3-3, cioè l'esperienza negativa con Gur Garcia anche nella modalità della scelta, nel senso che non si è confrontato con uomini di calcio anche presenti nel suo staff, no? Micheli e Garcia e Mantovani in particolare. No, con Micheli sì. Con Micheli sì, Gatto Micheli ci risulta che è stato... È l'unico incolpevole di questa vicenda, perché viene catapultato dentro al Napoli a metà luglio, senza che poi possa avere la possibilità eventualmente di incidere. No, per dire, insomma, cioè De Laurentiis, dopo aver firmato il capolavoro scudetto insieme agli altri protagonisti, evidentemente, ma lui certamente ha grandissimi meriti, ha scelto Garcia per il 4-3-3 perché altri avevano rifiutato e perché non si è confrontato con un direttore sportivo nuovo dopo Giuntoli. Arriva a novembre, dopo dove aver scaricato Garcia già un mese fa, e fa lo stesso, cioè non si confronta con dirigenti sportivi di un certo peso, ma va su uno che gli avrebbe promesso, cioè Walter Mazzarri, il 4-3-3, e non su Tudor, con cui si è incontrato. Forse non è scattata la scintilla con Tudor, ovviamente facciamo solo delle ipotesi. Mazzarri però... fa il 4-3-3 e diventa il direttore del New York Times. Ah, ok, perfetto, vedi, quindi l'ha detto in un'intervista proprio al tuo giornale, al direttore di Manzazzaroni, Walter Mazzarri, che stimiamo tutti come uomo e come tecnico, però è chiaro che siamo perplessi su questa ipotesi, poi speriamo che vada benissimo, ma perché? Perché poi c'è l'altro scenario. Intanto devo dare aggiornamenti perché il nostro Luca Marchetti, che è collega anche di Sky, da noi contattato, ovviamente il nostro pianista, non è ancora chiaro se sono visti Laurentiis e Mazzarri, ma il Napoli è forte su Mazzarri, pare questione di poco, le quotazioni di Mazzarri sono al momento altissime, e del resto Sky da questa mattina sta dicendo appunto che De Laurentiis ha virato su Walter Mazzarri. Cioè il concetto è, Antonio, poi andiamo in pubblicità e ascoltiamo anche i nostri amici, se hai ancora un po' di tempo per noi, cosa vogliono dirti. Non è ancora l'ora dello spaghetto. Non è ancora, perfetto, pensavo fossi invece l'ora per capire l'annuncio eccetera. Cioè che cosa è successo nel frattempo? Che ragionamento si è fatto? Aggiungo l'altro elemento di discussione, poi se ce ne sono altri mi direi tu. C'è anche l'idea che bisogna arrivare a giugno e poi da giugno parte un nuovo ciclo con Farioli, con altri, eccetera. Ma da qui a giugno, ribadiamo da queste parti, ci sono 26 partite, Coppa Italia, Supercoppa, due gare di Champions League, speriamo almeno 4 con gli ottavi di finale, e tutto un campionato, una stagione da portare a termine in modo buono, possibilmente buono, dato il valore della squadra. Come avrebbero detto in una pubblicità, neanche nel peggior bar di Caracas si avventurerebbero in un discorso del genere. Il Napoli non può permettersi di aspettare a giugno, intanto perché non sa chi sarà il suo nuovo allenatore, a meno che non ne abbia già in mano uno De Laurentiis, ma non credo ce l'abbia, visto e considerato come è andato finora, e visto e considerato che c'è un atteggiamento, come dire, mutevole rispetto alla figura dell'allenatore stesso. E poi bisogna chiedersi che tipo di allenatore lo vuole, morbido? Ma non lo sappiamo, a questo punto non abbiamo le coordinate, le abbiamo perse da un po' di tempo. Ma da parecchio tempo. Sì. Mi sono anche andato a vedere un po' del campionato francese, dopo aver visto l'ultima esibizione della squadra di Farioli, comincio ad avere anche delle perplessità che possa essere, come dire, l'uomo compatibile con il progetto Napoli, ma per tanti motivi, anche di natura tattica. Questo alla luce di quelle che sono le indicazioni delle ultime 24 ore, cioè anche Farioli preferisce un calcio diverso. Ora il Napoli che vuole? Che vuole fare 3-4-3, 3-5-2 o 4-3-3, 4-2-3-1? Cioè il modulo, il sistema, l'idea esiste o non esiste? Ce lo siamo raccontati da soltanto noi? Sì, infatti, perché altrimenti, se devi pigliare un allenatore a tre, il maestro degli allenatori a tre si chiama Gasperi. Sì, tra l'altro, ma poi
Antonio, poi dobbiamo andare in pubblicità perché è davvero tardissimo. Sarebbe Claudio Bellucci suo vice, questo sì, ce lo dice anche in redazione Manuela Castelli, appunto anche noi risulta che Bellucci è stato suo vice anche a Cagliari nelle ultime esperienze di Walter Mazzarri. Il concetto ovviamente non è il 3-4-3-4-2-3-1-4-4-2, diamo i numeri perché poi non siamo neanche allenatori, ma è il principio di gioco e probabilmente adattare il gioco alle caratteristiche dei giocatori. E il Napoli è una squadra a vocazione offensiva che non fa dell'intensità atletica probabilmente la sua maggiore qualità, ma della qualità tecnica del palleggio sicuramente sì, del controllo della partita. Ne parliamo tra poco però, che sono in ritardo, altrimenti Soriani mi bacchetta. Dunque torniamo con Antonio Giordano con i vostri tantissimi messaggi e con le ultimissime in casa Napoli tra giusto 120 secondi. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati sempre in diretta qui con Marte Sport Live. Sono ore caldissime, minuti caldissimi per Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, accordo trovato, sarà annunciato oggi. A noi risulta poco fa, l'abbiamo detto, che le quotazioni di Mazzarri sono al momento altissime. Per addirittura Fabrizio Romano, l'ex allenatore di Inter e Woodford, oltre che del Napoli, ha firmato il contratto e sarà presentato, annunciato oggi come nuovo allenatore. Stiamo cercando di capire se ci sono conferme rispetto a quello che dice Fabrizio Romano, che è un bravissimo collega esperto di calciomercato, per carità, vogliamo dare conferme anche da parte nostra. E intanto siamo di nuovo con Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Antonio, ci sei sempre, giusto? Sì, eccoci qua Antonio. È chiaro che io contesto soprattutto il concetto, lo dicevo poco fa, di traghettatore, perché se è traghettatore Mazzarri è molto rischioso, diciamo, ripeto ancora una volta e te lo chiedo perché, ripeto, ci sono 26 partite di campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League da affrontare. No, ma poi la figura del traghettatore toglie immediatamente potere. Esatto, dinanzi alla squadra, esatto. Alla figura stessa dell'allenatore. Esatto. Beh, magari non sarà presentato come tale, però se poi emergono notizie, no? Che Mazzarri ha scelto Mazzarri perché ha accettato sino a giugno e basta, senza opzioni, per esempio, è chiaro che poi le cose arrivano anche allo spogliatoio. Stiamo facendo da tutti gli scenari, cari amici. Ma poi il mondo è molto più semplice di quello che a volte si cerca di rappresentarlo. Uno va al campo, vede quello che succede, vede le decisioni, le ascolta, le voci le sente, le analizza e sa come vanno le cose. Lo capiremo subito cosa vuole De Laurentiis dal proprio allenatore e cosa il nuovo allenatore darà, chiunque esso sia, io non sto parlando. No, assolutamente, altro, noi siamo legatissimi a Walter Mazzarri e quindi umanamente non credo neanche sia necessario sottolineare. No, per dire che no, perché qualcuno sta scrivendo private Tudor Juventino, perché ragazzi noi non tiriamo la volata a nessuno, ripetiamo, e tra l'altro siamo anche umanamente più legati a Mazzarri e a Tudor, che non conosco io personalmente, Walter Mazzarri sì, ma non è questo il punto, è la modalità che ci spaventa, appunto. Cioè, non possiamo pensare a quelli che scrivono sui social. No, era per chiarire gli amici che si scrivono tramite WhatsApp. Ma dicano quello che vogliono, noi abbiamo un altro tipo di concetto da sviluppare, che è quello attraverso delle analisi giornalistiche che ci appartengono. Sull'anti-juventinità di Tudor non me ne frega niente, sulla juventinità di Tudor non me ne frega niente, è il vissuto di un giocatore. Poi tra l'altro mi spiegate il motivo per il quale Conte sì e Tudor no? Ma non è in generale così. Poi detto ciò, io mi permetto di dire che la storia di Conte parla e quella di Tudor potrebbe parlare, perché Tudor secondo me porterà dei contenuti abbastanza interessanti. Allora, intanto questo amico né di Tudor né di Mazzarri, qui si parla di sistema, il sistema progettuale del Napoli. Sì, sì, delle modalità, diciamo, in cui si è scelto non esistito. Esatto, assolutamente, la modalità con cui è stato scelto Garcia, la modalità con cui si sta prendendo il sostituto. Intanto moltissimi messaggi, Mazzarri cuore azzurro, Tudor cuore bianconero, appunto Peppe Crispino. Dare è pericoloso anche con Tudor, poi ancora De Laurentiis sceglie in base a chi va d'accordo con lui.
chi prende meno e chi accetta le sue condizioni contrattuali, insomma criteri non calcistici. Se fosse così, caro amico, chiaramente sarebbe molto ancora più rischioso. Cercare un allenatore, traghettatore, che applica difesa 3 studiata per far allenare i giocatori a tal modulo, quello di Conte, l'allenatore del prossimo anno. Perciò ADL non vuole fare contratti 2 anni, bastano questi 7 mesi, il pensiero di Francesco da Napoli. Intanto saluto Gigi De Canio, che è con noi, giusto? Buongiorno mister, sì. Ciao Gigi. Ciao Dario. E grazie per essere con noi. Dall'altra parte c'è Antonio Giordano, che ti faccio salutare. Ah, finalmente quello che ha fatto fuori. Quello che ha fatto fuori Garcia. Ah, sì, la tocchi piano. Siccome Garcia gli ha pestato, è stato scostumato con lui dall'alto della sua potenza. D'altro canto che mi è riconosciuta, no? È riconosciuta. Solo io posso combatterlo, perché c'ho un'arma che lo blocca sempre. Caro Gino, andiamo alle discorsi di oggi. A minuti potrebbe essere deciso il nuovo allenatore del Napoli, in pole assoluta Walter Mazzarri, che ha superato Tudor. Ti chiedo, Gino, ma l'allenatore giusto di questo Napoli, per questo Napoli, sarebbe più Mazzarri e più Tudor? Qui parlo di idee tattiche, di esperienze, di altre situazioni. Ma questo non so dirlo. È complicato, lo so, ho fatto una domanda difficile. No, è una domanda a cui non posso avere la pretesa di saper o di poter rispondere. Sono due uomini naturalmente diversi, ognuno con la loro storia, maggiore esperienza, un entusiasmo diverso, insomma ci sono tante situazioni. Quello che è importante invece, lo dicevate voi prima, è la storia del Napoli, è l'idea progettuale di come il Napoli sceglie, come ha scelto prima e perché sceglie ora. E quindi è questo che bisogna chiedersi, perché l'allenatore che deve arrivare deve avere la forza di poter convincere e di fare presa sui calciatori. Se è un allenatore a tempo, insomma si fa un altro grosso errore. Ecco, questa è la modalità, potrebbe essere questa, poi ne scopriremo solo vivendo, diciamo, perché se fosse un traghettatore, se fosse stato scelto Mazzarri solo per questo, magari non sarà così, poi lo capiremo più che lo sentiremo, perché poi dopo è chiaro che non ci diranno la verità nelle conferenze, nelle presentazioni, eccetera. Potrebbe essere molto più rischioso già della situazione che di per sé scivolosa. Antonio Giordano, torno da te, poi torniamo anche da Gigi De Canio. Poi dal punto di vista tattico, o Mazzarri o Tudor, entrambi hanno la filosofia della difesa a 3 come, diciamo, cifra riconoscibile. Scusa Prego. Dario, ma se tolgo un attimo la parola anche ad Antonio. Non vi fossilizzate tanto anche voi della stampa, ma sui numeri, voi, giusto, amici, giusto. Sui numeri. Perché un allenatore di calcio conosce sia l'uno che l'altro, è una persona... No, mister, ti interrompo un secondo, perché poco fa dicevo, più che i numeri, non diamo i numeri, non siamo allenatori, né io e Antonio, né tanti giornalisti. Ma non è questione di dare i numeri. Più i principi di gioco, più il tipo di interpretazione, no? Sono l'interpretazione, è l'allenatore conosce i sistemi di gioco. Allora, a me pare una assurdità, e qui vengo anche all'errore che secondo me poi ha determinato il fallimento del progetto di Garcia. È stato nella comunicazione, è stato quello di dire non conosco la squadra, quindi di dimenticare o quasi di non riconoscere quello che era questa squadra, quello che ha fatto e quello che in realtà era. E con i suoi poi comportamenti in campo lui ha un po' snaturato questa cosa, e qui si arriva al fallimento. Ora, ripetere questa situazione per cui bisogna pensare difesa, ma come si fa oggi? Beh, dopo tanti anni che questa squadra gioca in un modo e i ragazzi hanno un patrimonio di cultura, esatto, calcistica già acquisita, trovare una persona che durante il campionato
non si potrà quasi mai allenare, perché fra partite di Coppa Italia, partita di Champions, gare di nazionale, gare di campionato, come fa a trovare il tempo per spiegare tutta una serie di principi che sono comunque diversi da quelli che per tanti anni questi ragazzi hanno imparato? E quindi io credo che chi verrà, da persona intelligente, quale sicuramente sarà, percorrerà questa strada con i dovuti accorgimenti che riterrà opportuno secondo quello che è il suo credo calcistico, ma sempre seguendo questo cliché. Questa traccia, assolutamente sì. Insomma, dobbiamo capire. Se non lo facesse, siamo tutti autorizzati a denunciarlo a qualche clinica. Su questo non c'è dubbio, Antonio. Nel salutarti, Antonio Giordano, c'è un discorso per cui Walter Mazzarri ha fatto cose egregie 10 anni fa. Il calcio si è evoluto, è cambiato. Speriamo che si sia aggiornato anche il mister, conoscendo la sua capacità di studio. Sicuramente sì, però. Resta tutta la modalità, poi non discutiamo la scelta, però ti chiedo, Mazzarri a Napoli come lo vedi di impatto così, a pelle? No, sarebbe anche ingeneroso qualsiasi cosa dica, o troppo generoso qualsiasi cosa dica nell'altro senso. Il concetto è altro, è quello che dicevo prima, sì. E condivido il pensiero di Gigi, no? Bisogna uscire da un equivoco, c'è quello che si giochi soltanto col 4-3-3. Infatti, e io che sono cresciuto col Foggia di Zeman, voglio dire, mi permetto di poterlo dire, esistono altri tipi, no. Però esiste anche un concetto fondamentale, trainante e direi storico, che appartiene al curriculum vita di un allenatore. Gigi lo sa perché lui sì, in panchina ci è andato. Se per 20 anni ha giocato sempre a 3, va bene, continua a giocare a 3, ma vuol dire che io ho scelto di giocare a 3. Non ti prendo perché tu venga a fare il 4-3-3 da me, e ti prendo 4 mesi dopo aver spiegato alla gente che Garcia qui ci è arrivato perché era l'uomo che maggiormente somigliava a Spalletti, ammesso che fosse vero in quel secondo periodo. De Laurentiis, almeno, appunto, ammesso che fosse vero in quel periodo. Quindi delle due l'una: o c'è stata una conversione, o mentivano prima o dopo. Va bene tutto, però non pigliateci in giro. Infatti sì. No, perlomeno spiegateci cosa avete in testa. Nulla. Situazione caotica. Antonio, devo andare in pubblicità. Ti ringrazio, ti saluto, un abbraccio, ti leggiamo domani sul Corriere. Intanto abbraccio Gigi e complimenti per il titolo di Antonio, oggi, la storia contro, una cosa del genere, miracolo all'incontrario, esatto. Gigi, posso chiederti se posso richiamarti tra 2 minuti, perché ho pubblicità, devo farti un altro paio di domande, se puoi, ovviamente. Sì, perfetto. Mi richiamate, però sì, ti richiamiamo noi. Sì, okay. Grazie a Gigi De Canio, torniamo tra poco con lui con i vostri messaggi, davvero valanghe di messaggi. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Tra poco altre news sul nuovo allenatore del Napoli. Tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. I vostri messaggi, intanto anche Sky conferma che tutto fatto sarebbe con Mazzarri, ma dal Napoli, diciamo, non ci sono conferme in maniera ufficiosa, questo lo dico io, nel senso che non ci sono ancora, diciamo, notizie che arrivano dall'interno del club su Mazzarri, ma sembra davvero vicinissimo al ritorno in azzurro Walter Mazzarri. Buon pomeriggio e complimenti. Con Mazzarri avremo le stesse conferenze stampa, non cambieremo niente, con emoticon sorrisi. Nel frattempo tantissimi messaggi, tra un po' proverò a leggerne qualcuno. Saluto di nuovo Gigi De Canio, che è di nuovo con noi. Ciao Gino, di nuovo, buongiorno. Ciao. Salutiamo anche Francesco Modugno di Sky, il nostro collega e nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno, bentrovati, ciao Gino. Ciao Francesco. Allora, devo salutare Gino De Canio perché lo tenevo già prima, poi andiamo al discorso Mazzarri. Caro mister De Canio, i ritorni, qualche volta è capitato anche a te, mi sembra, no? A Udine forse. Sì. Hanno pregi e difetti, o sono controproducenti o sono invece positivi? Cioè, è chiaro che dipende, mi rendo conto. Però, in generale, tornare per un allenatore che significa? Che può significare? Ma dipende da cosa ci si aspetta e da come si guarda la persona, no? Cambiano le
pensare che Mazzarri sia lo stesso di tanti anni fa, che faccia le stesse cose speciali che ha fatto tanti anni fa, non è logico. Sono cambiati i calciatori, sono cambiate tante cose. Magari riuscirà a fare cose ancora migliori, no? Certo, però speriamo. Quello che conta è sapere che c'è un professionista, come dire, equilibrato, che conosce molto bene la storia del club, l'ambiente in cui va ad operare, e capire quanto la sua capacità di subentrare, e quindi, che è una situazione un po' diversa che allenare dall'inizio, avere il tempo di forgiare, preparare la squadra secondo i propri dettami, eccetera, quanto, ecco, lui possa essere abituato a fare una cosa di questo genere, che è tutta un'altra cosa, dove bisogna avere quella capacità di comprendere immediatamente il problema, quello che ha causato una situazione di difficoltà, e poi intervenire, ecco. Questo può essere l'unico, come dire, handicap, no? Se vogliamo chiamarlo tale, ma per quanto riguarda la professionalità, la competenza, eccetera, l'esperienza, insomma, credo che non ci siano assolutamente dubbi su. No, perché assolutamente no. Vediamo che succede. Tanto, Gino, grazie per il tuo intervento. Un caro abbraccio, alla prossima. Un abbraccio a voi. Grazie a Gigi De Canio. Un abbraccio. Caro Francesco, poco fa anche Gianluca Di Marzio, abbiamo detto già che Luca Marchetti poco fa ci aveva detto il Napoli è fortissimo su Mazzarri, poco fa Gianluca Di Marzio, il prescelto per la panchina del Napoli è Walter Mazzarri. De Laurentiis ha sciolto i dubbi, incontro nel pomeriggio per definire. Sei anche tu nella nostra chat di Mercato Napoli, mi sa. No, non ci sto, non sono di Sky, quindi, però insomma, oltre che essere amico di Gianluca, abbiamo Luca, che chiama chiaramente Luca Marchetti, però insomma. C'è una chat che vive ansiosa ormai da molte ore. Immagini il livello il numero di messaggi al secondo, non al minuto. Di Marzio Marchetti, Modugno Golini. Esatto. Allora, senza che... Penso di aver avuto più relazioni con loro che con mia moglie. Su questo non c'è dubbio. Quest'anno parecchie volte è capitato. Allora, Mazzarri vicinissimo, sembra fatta. Dimmi la tua, soprattutto dimmi le tue informazioni, se confermi anche tu questo. Si va in maniera decisa, forte, in questa direzione, con un contratto di 7 mesi, sono 7, giusto? Sì, alla fine, sì, più o meno. Ecco, non dovrebbero essere a dicembre, a giugno, chiaramente. Sì, non da adesso, quindi è chiaro che sarebbero ma comunque, al di là poi dei tempi, dovrebbero essere 6 mesi secchi senza opzione, però poi aspettiamo, perché i contratti del Napoli sono sempre molto strutturati e magari possono esserci anche delle richieste dell'allenatore da valutare, da soddisfare, insomma. Penso che il dialogo da un punto di vista formale, contrattuale, sia ancora aperto, sebbene poi ci sia la disponibilità assoluta di Mazzarri, e l'idea, che direi un'idea forte soprattutto della proprietà, del presidente De Laurentiis, che ha individuato in Mazzarri il profilo giusto per provare a ricominciare, chiaramente con un progetto che sta di vecchio ma che deve essere nuovo, perché sai, prima dicevi, no, dimmi un po' la tua. Qui c'è un doppio rischio, chiaro. Il doppio rischio è perdersi doppiamente nella nostalgia, cioè quella per Spalletti, che è ancora vivissima, no, forte, della quale un po' ne ha pagato pure lo stesso Rudy Garcia, ma come poteva essere altrimenti, considerando quanto è stato bello quello che abbiamo vissuto, ma al tempo stesso perdersi anche un po' nella nostalgia, pensando al Mazzarri che è stato. Esatto. Dieci anni fa, primo titolo con Napoli, Coppa Italia, Napoli di Laurentiis, ovviamente firmato da Walter Mazzarri, oltre a tutte le altre grandi cose, ottavi di finale, Champions League, secondo posto, lotta per lo scudetto. Però è chiaro che il rischio è altissimo, forse poco per Walter Mazzarri, che vuole rimettersi in pista, molto per il Napoli. Mazzarri è stata una libecciata clamorosa in quel periodo,
cioè quattro anni nei quali in maniera impetuosa il Napoli ha scalato l'Europa, è buttato in Champions, è arrivato secondo col più basso monte ingaggi, poco più di 40 milioni, ha portato alla ribalta giocatori, qualcuno mi perdonerà, ma abbastanza mediocri, eppure con un rendimento altissimo. Sono stati anni pazzeschi, sono stati anni pazzeschi. Senza dubbio, senza dubbio. Di grandissime emozioni, di grande intensità, proprio di vibrazioni vissute. Però poi questa è la nostalgia. Oggi deve aprirsi un qualcosa di nuovo, di diverso. Io sono certo che Mazzarri, del quale posso ho contezza assoluta, chiara, della voglia che ha, dell'energia, delle idee, della capacità di aggiornarsi, è chiaro che entrerà nello spogliatoio, secondo me, anche però con la consapevolezza un po' di assecondare, ascoltare, accompagnare questa squadra, che ha da un punto di vista tecnico, dei principi, ormai quasi geneticamente un certo calcio dentro, e quindi io sono certo che Mazzarri proverà a trovare una convergenza tra quella che è la sua visione e quella che è propria di questa squadra, di questo spogliatoio. Deve cominciare qualcosa di differente, ripeto, dobbiamo essere, non dico un po' bravi noi, ma un po' tutto l'ambiente che deve allontanarsi da quello che bello è stato e chiaramente guardare avanti, perché questa stagione non ti permette altro. Cioè è inutile star qui a dircelo ancora, ma Atalanta, Real, Inter, Juventus e Braga sono lì che ci aspettano. Sì, tra l'altro appunto il Napoli, abbiamo detto anche ieri, l'abbiamo detto, se avesse De Laurentiis, lo avrebbero scaricato pubblicamente, sollevato dall'incarico Garcia a ottobre, dopo quella famosa dichiarazione alla Luis di Roma. Insomma, il nuovo allenatore, chiunque fosse stato, avrebbe avuto un calendario sulla carta, per carità, sulla carta più morbido, e quindi un'integrazione, che c'è bisogno di tempo anche per un nuovo allenatore, quello chiunque esso sia. Adesso invece c'è un crash test per Mazzarri, o chi per lui, o Tudor. Però nel salutarti, che sono già in zona pubblicità, ti chiedo, secondo te, la tua percezione, qui andiamo a percezioni, le notizie le abbiamo date anche ieri, anche domenica, perché poi ha virato su Mazzarri? Perché Tudor voleva opzioni e voleva un progetto che andasse oltre giugno 2024? Perché non è andato bene nell'incontro quattro occhi con Tudor? De Laurentiis non è scattata la scintilla? Perché per altri motivi? Perché ha virato per te, come percezione? Non ti chiedo notizie, perché evidentemente se l'avessi avuto già l'avresti detto. No, sostanzialmente penso ci siano stati tre fattori. La prima, di empatia, probabilmente non è stata così travolgente. Due, da un punto di vista contrattuale, sebbene Tudor avesse accettato anche 7 mesi, ma comunque con delle opzioni, comunque con un contratto un po' più strutturato, io penso che De Laurentiis voglia sentirsi completamente libero in questo momento di immaginare il futuro a modo suo, senza nessun tipo di laccio e di lacciuolo. Però abbiamo detto miliardi di volte, 26 partite da giocare, Supercoppa, Coppa Italia, Champions League, speriamo almeno 4, cioè 2 del girone e 2 degli ottavi di finale, se non di più. È un rischio grande. Poi posso dire la terza? Sì, fosse certo. Stato veramente, veramente, veramente convinto di Tudor, l'avrebbe preso a ottobre. Ho capito. Dopo il no di Conte andò su Tudor, ma non fu convinto. Insomma, questa è un po' la ricostruzione. Va bene. Insomma, vediamo cosa. Noi vogliamo solo che il Napoli vada bene. Ovviamente i nostri tifosi e ascoltatori vogliono questo. Speriamo che sia così. Anche se la modalità, ripeto, ci lascia molto perplessi. Grazie Francesco, un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni. Un abbraccio a tutti, ciao. Tantissimi messaggi, li do spazio solo ai vostri messaggi dopo lo spot, perché è giusto dare spazio anche ai vostri interventi, ricordandovi che su radiomarte.it, sui nostri social, aggiornamenti anche nel corso del pomeriggio, anche con interventi in radio, poi 20:21 Marte Sport Live della sera. Aggiungo rapidamente che c'è stato già un contatto Mazzarri De Laurentiis venerdì sera, forse per sondare l'eventuale disponibilità, ove mai fosse andato male il match, pur come purtroppo è andato con l'Empoli. Questo giusto per aggiungere un altro elemento. Pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci, eccoci tornati, tantissimi messaggi che arrivano, saluto anche il nostro presidente De Cupis, dall'altra parte a caccia di notizie anche lui. Allora un po' di messaggi. Cercare un allenatore traghettatore che applica la difesa 3 studiata per far allenare i giocatori a questo modulo, perché per me arriva Conte, scrive Roberto. Poi De Laurentiis, no, eccolo qua, altro messaggio. Complimenti con Mazzarri, però temo che ci sia l'effetto nostalgia, scrive questo amico. Poi ancora, in assoluto avrei preferito Tudor, allenatore giovane, nuove idee. Mazzarri fa parte di un'altra epoca calcistica, vedremo, speriamo bene, forza Napoli. E ancora, anche Mazzarri appena fece qualcosa di buonarello ci mollò per andarsene a Milano, e poi ricordare che a Napoli giunto di Juventino ha fatto meglio di tanti, devono venire per lavorare e basta. Sì, sul discorso di Juventinità o meno, è chiaro, fa, lascia il tempo che trova. Io sono legatissimo a Mazzarri per quello che ha fatto a Napoli, ma dopo Napoli ha avuto solo flop. Secondo voi è l'allenatore giusto? Per me no, anche se gli voglio bene. È una decisione, è una scelta rischiosissima. Ripeto, nonostante tutti noi siamo legati umanamente, anche professionalmente, a Walter Mazzarri, ma questo è un altro discorso. Facciamo i giornalisti, riportiamo le notizie e cerchiamo di esprimere la nostra opinione. È molto rischioso. Mazzarri ha fatto l'ultima esperienza a Cagliari 2 anni fa, non bene, 7 sconfitte le ultime 8 partite, fosse arrivato all'incarico, poi il Cagliari andò lo stesso in Serie B, e quindi è rischioso assolutamente per un Napoli che affronterà, ricordiamolo ancora una volta, Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Sporting Braga al ritorno dopo la sosta. 5 gare in 18 giorni, molto complicate. Gaetano scrive: sarà assolutamente vero quello che dice De Canio, che non bisogna soffermarsi sui moduli. Poi però spesso, per non dire sempre, gli allenatori continuano con le loro idee. Lo stesso Giordano prima diceva che se Mazzarri non gioca a 3 lui diventa il direttore del New York Times. Beh, questo è un altro discorso ancora, cioè sul discorso del modulo poi ci arriveremo quando sarà presentato il nuovo allenatore, se appunto sarà Mazzarri. Pierre Imbaggio, lo scoop lo danno già per firmato. Bravo caro amico, effettivamente c'è una corsa a dire, io l'ho detto, per me è così, che non ha senso. Noi proviamo qui a Radio Marte sempre ad essere equilibrati, a dare le notizie che sappiamo, non siamo infallibili, né abbiamo la verità in tasca, ma vi stiamo raccontando quello che sta accadendo secondo le nostre informazioni. Non ha ancora firmato, è molto vicino, caldissimo Walter Mazzarri, e così è in questo momento, è chiaramente ha sorpassato in modo netto Igor Tudor. Alfonso da Londra: Mazzarri non va bene, vi siete dimenticati che il Cagliari è andato in Serie B con l'ottavo monte ingaggi della Serie A, non l'ho appena detto, effettivamente è l'ultima esperienza negativa del buon Walter. La mia idea è molto romantica, solo Mazzarri può consolare i cuori dei giocatori dopo la delusione dell'abbandono di Spalletti. Mazzarri ha un pezzo di Napoli nel cuore, poi ovviamente c'è tutto il discorso tecnico, sempre forza Napoli, e il pensiero di Mary. Poi Mazzarri al Cagliari in conferenza stampa non ricordava neanche il nome dei suoi giocatori, a questo punto Cannavaro tutta la vita. E ancora, sono felicissimo per Mazzarri, tornano le giacchette volanti, scusa ma chi è l'esonerato Garcia? Non lo conosco. Un saluto affettuoso, Roberto da Casoria. Ancora messaggi da parte vostra: ce l'avrà Osimhen a disposizione Mazzarri? Almeno dovrebbe il Napoli e lo staff medico del Napoli lavorerà per portare Osimhen almeno in panchina contro l'Atalanta il 25 novembre. Mazzarri subentrò a Donadori e fece benissimo, ma tanti, troppi anni fa. Adesso non ha più l'energia per mandare avanti l'ambiente Napoli. Se deve essere un allenatore traghettatore, non sarebbe meglio una vecchia maniera, tipo Cagno o Ballardini, scrive Franco D'Avella. Ragazzi, per me non esiste il concetto di traghettatore, perché ci sono 26 gare da giocare, una Supercoppa, la Coppa Italia e la Champions League da affrontare. Questo lo ribadisco per la terza o quarta volta oggi. Messaggio vocale, poi andiamo anche al telefono 081 636 3. Ascoltiamo. Ragazzi, per la piazza di Napoli Mazzarri è il benvenuto, perché ci sta una cosa che ha lasciato che la giacchetta che sbatteva per terra, che vuol dire tanto, quello vuol dire amore verso la squadra e verso la città, perciò noi l'aspettiamo a braccia aperte, comunque vada, sempre forza Napoli. E questo è già positivo sicuramente. E poi ancora messaggio: tutto sommato Garcia è una persona onesta per la formazione messa in campo, scrive Bruno. La sconfitta dai suoi 15 giorni di preavviso per andare via in vista della sosta nazionale, cioè da Bruno. Ecco, tu dici che in quel modo ha praticamente detto addio al Napoli. Andiamo ad Antonio, 20 secondi per te. Antonio, il tuo pensiero, buongiorno.
buon pomeriggio Dario. Ciao. Io sono senza parole. Un Napoli veramente che sta accampando alla giornata. Adesso stiamo puntando Mazzarri, che dopo Napoli, a parte che non ci ha lasciato bene, ha fatto disastri all'Inter, al Watford, al Cagliari, al Torino. Stiamo facendo 100 passi indietro con uno che fa il calcio preistorico, la difesa a 5. Ma stiamo scherzando? Buona giornata. Grazie Antonio, tantissime chiamate, quindi 20 secondi a testa, diciamo come se fosse la vecchia segreteria marziana. A voi il microfono per 20 secondi. Chi c'è adesso in linea? Poi proseguiamo stasera 20:21. 0816363. Antonio da Casoria pure dice che la scelta di Mazzarri è la peggiore possibile. Spero di sbagliarmi, ovviamente. Con Tudor c'era una possibilità di creare un progetto. Andiamo al telefono, Alfonso. Buongiorno. No, ancora no. È in tilt il centralino, vi ringrazio per questo affetto, capisco che volete esprimervi e siete preoccupati come tutti, no, per questa situazione quantomeno caotica, poi speriamo che sia fruttifera di cose buone, questo è evidente. Esoneriamo l'allenatore che faceva un calcio di 20 anni fa per prendere uno come Mazzarri, rimasto all'era preistorica, accumulato esoneri in Italia e Inghilterra, e che non allena da tanti anni ad alti livelli. Siamo veramente alla frutta del pensiero di Tonio. Qualcun altro dice benvenuto Walter, che resta un grande cuore azzurro, scrive Luigi. Poi ancora, se torna Mazzarri ci vuole anche Cristian Maggio, perché senza di lui il buon Walter ha sempre fallito. Il pensiero ironico di Carmine da Villa Ricca. Guglielmo, buongiorno. No, è bloccato il centralino, sì, è vero. Chiamatemi, chiedo scusa. Resettiamo al volo il centralino. Intanto un po' di messaggi da parte vostra. Garcia sarà rimpianto. Faremo ridere tutta l'Italia con Mazzarri. Addirittura Enzo scrive: peggio di Mazzarri c'era solo Cannavaro, Enzo da Varcatur, un altro Enzo. Poi ancora, la domanda nasce spontanea: perché prendere un traghettatore e non puntare su Gagliardo? Zidane già ha scelto allenatore per giugno, ma non lo so se l'ha scelto, ma pure se l'avesse scelto, ma ci sono 7 mesi da disputare. Antonio, buongiorno. Salve, sapete che bello con la difesa 8 di Mazzarri? Ma io proporrei una cosa della Ventizio, che non si vende tutto, visto che Altani ha fatto un altro posto. L'interesse è evidente dello scelto. Bene, non certificato un'offerta, però dici tu, a questo punto meglio De Laurentiis va via se questa è la sua scelta, mi sembra di capire. Grazie Antonio. 0816363. Mazzarri non ha colpe, unico colpevole De Laurentiis, scrive questo amico. Poi ancora, è scandaloso dopo 48 ore ancora non abbia scelto allenatore, presuntuoso e incapace per me il presidente, scrive un altro amico. Alfonso da Liverpool, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, grazie, con affetto, grazie. Riempite le mie giornate. Non ci avete preso, però è anche il presidente. Ma che vedi, è imprevedibile. Mi dai l'opportunità per dire che non è che dobbiamo fare gli indovini, o non dobbiamo buttarci esclusiva mondiale, universale, spaziale. Può essere tranquillamente una virata del presidente. Beh, tuo pensiero rapidamente, Alfonso, sull'idea, cioè no, sulla possibilità concretissima che arrivi Mazzarri. A me sinceramente non dispiace, okay. se proprio come deve avvenire con il ruolo di traghettatore. Una domanda vi faccio, ma non è che magari sono anche i calciatori che, non essendo abituati a vincere, sono venute meno le motivazioni? Un pochino c'è anche questo. Grazie Alfonso, grazie. Solo una domanda vi voglio fare, ma verrebbe anche Frustalupi? Cioè Frustalupi... Penso Bellucci come vice. Bellucci, l'ultimo vice di Mazzarri a Cagliari. Pondrelli, preparatore atletico, probabilmente, ma di questo poi ne parleremo. Un'altra telefonata al volo, Emilio, buongiorno. Emilio, ci sei? Sì, buongiorno. Vai, ciao, diretta. Complimenti. Grazie. Senti, molto velocemente, mi preoccupa tutti questi centrali che abbiamo, se facciamo il 3-5-2, che fine faranno? È vero, anche questo è vero, anche se pare che Mazzarri abbia detto a De Laurentiis che giocherà col 4-3-3, del resto un'intervista resa al Corriere dello Sport di circa 10 giorni fa ha detto: ho studiato e conosco a memoria i movimenti del Napoli di Spalletti, che mi ha affascinato molto. Facciamo un'ultima telefonata perché siete in tantissimi, lo so, 0816363, magari già è in parola con Palladino e non può vincolarsi più di tanto, scrive Marco, e ho capito, ma ci sono sempre 7 mesi da affrontare. Poi, Mazzarri è il miglior allenatore che potevamo prendere, serviva un italiano, Mazzarri l'uomo giusto, vedrete, speriamo, caro amico. Tra l'altro ripeto, siamo anche legati da affetto sincero per Walter Mazzarri. Se il presidente vuole, sono favorevole a dirigere l'allenamento domani, Marco da Giuliano, giusto. Massimo da Cagliari, ultima telefonata, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Forza Napoli, forza Napoli anche da Cagliari. Sono tifosissimo del Napoli, anche se
simpatizzo sempre per il Cagliari naturalmente, e Mazzarri l'abbiamo visto qui, certo, non è che poteva fare più di tanto, poveraccio. Poi naturalmente sì, si dice che Mazzarri è un po' un vecchio calcio. Ma diamogli l'opportunità, ma ora come ora De Laurentiis sulla piazza cosa poteva trovare? Va bene. La passione, va avanti e Mazzarri ci può dare un tocco di ritorno al passato e sperando che sia un bel futuro. Grazie Massimo. Forza Napoli. Grazie davvero. Allora, abbiamo detto già di Bellucci e Pondrelli, potrebbe anche esserci Aronica nello staff, e un milione bonus inclusi sarebbe il contratto che legherebbe Mazzarri al Calcio Napoli. Vi ripeto, siamo in chiusura, siamo anche in ritardo, arrivano Marta Martinez e Gio Rosa con Sulle Mani dalle 20 alle 21, un Marte Sport Live caldissimo di questa sera, ma già nel corso del pomeriggio aggiornamenti continui anche sui social o anche intervenendo in radio per dare appunto la notizia, se sarà ufficiale, di Walter Mazzarri, se ci saranno altre sorprese a questo punto non da escludere in maniera assoluta dato il momento. Però abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, grazie a Manuela Castelli che davvero ha volato tra redazione e telefoni, grazie a Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnatale è tutto, vi aggiorniamo costantemente, quindi rimanete su Radio Marte ovviamente anche per sentire l'ottima musica con Marta e Gigio. A dopo.